Mi chiamo Pino Quartullo, faccio l'attore e il regista. Il mio lavoro è una vacanza, una cosa che mi rende felice e mi fa godere ogni volta che lo esercito. Quindi devo dire che a volte penso che dovrei pagare io per fare questo lavoro, ma non per tutti è così. Per qualcuno invece è un lavoro molto faticoso. Io provo molta passione per questo lavoro perché mi permette di dire cose che magari nella vita uno non può dire o fare cose che nella vita non ti capita di fare. Quindi è un viaggio sempre nei personaggi, nelle vite degli altri, ma anche una ricerca continua dentro te stesso, e quindi mi dà possibilità di conoscermi di più e di conoscere di più gli altri. Quando facevo l'asilo, spesso le suore non mi trovavano più e mi cercavano. Dopo un po' di tempo hanno capito che per trovarmi dovevano andare su un palcoscenico, sul loro teatrino, perché io andavo sempre lì da solo e mi divertivo a fare i personaggi, già 4-5 anni. Quindi è evidente che è una malattia che ho dalle origini. E da allora ho sempre sognato, sperato e lavorato perché potessi continuare a stare su un palco. Ho iniziato prima con la compagnia amatoriale a Civitavecchia, della città dove sono nato e cresciuto. Poi ho fatto delle scuole di recitazione, tra cui l'Accademia Nazionale Arte Drammatica come regista e il laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, che ho fatto come attore. E poi mi sono anche laureato in architettura e alla fine poi ho incominciato a fare l'attore e il regista a seconda dei casi. Ho fatto sia teatro che cinema. Il primo giorno di riprese della mia vita come attore era nel Marchese del Grillo e la mia prima scena era con Alberto Sordi dentro il Quirinale. Io ero il capo delle guardie che puntava su delle rane. Io ero già in ginocchio con gli altri attori, in costume, tutto inizio 800, e si avvicina Sordi e mi fa: "Che stai a fa qua?". E io sono rimasto malissimo perché ho detto: forse non ha capito che sono un attore che sta facendo la parte, ma ha visto con le rane. E invece era la prima battuta del copione e lui voleva ripassare il dialogo, però non mi ha detto facciamo una prova, è andato sparato con la battuta e gli sono rimasto un po' male. Una cosa che potrei consigliare a dei giovani è di non aspettare soltanto di essere scelti dalla gente, di essere chiamati da un regista, ma di formare un gruppo di lavoro con degli autori, dei registi, con altri attori che si stimano, con cui si lavora bene insieme, e avere una loro progettualità, perché molti hanno cominciato così, da Castellitto, Rubini, Gianmarco Tognazzi, io stesso con Alessandro Gasman, con Lucrezia Lante della Rovere, abbiamo fatto dei lavori teatrali originali e da quelli sono nati poi dei film.